cosa non lo so. E i nostri giornalisti sono quelli che fanno degli articoli, delle paginate meravigliose sulla Virginia Raggica, dei seni, delle gambe, delle fleme, non si depila, la cellulite. Questi sono i nostri giornalisti. Buongiorno, sono Gianpaolo Bernasconi, oggi è il 25 settembre 2016. Come vi ho detto, io sono geneticamente un nobile del Nord Europa, che sono stato messo qui a Falloppio con Bernasconi, Paolino e Bottinelli Piera il 1 aprile del 1969 come esperimento sociale. Quindi, essendo un nobile, io non lo sapevo, mi sono accorto che sono un nobile geneticamente solo durante la guerra civile che è avvenuta qui, e ho dovuto dirlo a questo punto, perché quando mi dicevano nobile io pensavo che era solo per un conflitto di interesse, perché pensavo di essere quasi parente di Silvio Berlusconi. Quello che è importante capire è, su questo discorso, che io, dato che sono un nobile in un ambiente che è un gulag, nel senso che la provincia di Como e l'Italia è strutturata attualmente come un gulag, e andatevi a leggervi la letteratura sul gulag, su che cos'è il gulag, logicamente sono svantaggiato. E a questo punto è meglio sapere subito le cose in maniera esplicita, sapere che sono un nobile del Nord Europa, e quindi sapere che sono svantaggiato e sono fatto oggetto di apartheid in quanto nobile del Nord Europa. Quindi, sostanzialmente, la meritocrazia, ad esempio, nel mio caso non vale. Poi volevo dire una cosa veloce ai leghisti. Andatevi a vedere questa coppia dell'Espresso. Questa coppia dell'Espresso del 7 ottobre 2010. Io il 7 ottobre 2010 mi ero accorto che portavo i voti della Lega Nord. Lega Padrone. ASL, banche, aeroporti, autostrade, comuni, province, Rai Holding, pubbliche multi utilities. Boss e i suoi boiardi verdi conquistano tutti i posti di contro, meglio della vecchia DC, e pesano sempre di più nella maggioranza. Di Tommaso Cerno e Luca Piana. Questo è l'articolo. No, volevo ricordare ai leghisti che tutte queste persone che sono in questo articolo del 7 ottobre 2010 hanno preso, grazie alla Lega Nord, lauti stipendi. Quindi è inutile che poi su Radio Padania parliate del vil denaro, perché il vil denaro, nel mio caso, che sono sottopagato, serve per evitare la povertà e per costruirsi una vita. Quindi il denaro non è sempre vile. E comunque, come ha detto un acuto analista, di questo sito, Tactical Investors, ve lo faccio vedere. Sostanzialmente, negli ultimi 30 anni, Tactical Investor, questo è un sito di tale Sol File, che non conosco, questo Sol File non conosco. Comunque, questo analista di borsa, Tactical Investor, un ottimo sito, ha detto in sostanza, sugli ultimi 30 anni erano degli operai come classe sociale, erano dei contadini e hanno vissuto da re. Grazie, arrivederci.